Per quanto riguarda la Campania, Napoli, ovviamente, per quanto l'effetto De Luca, tra virgolette, può essere trainante, ma come dicevo anche in occasione delle politiche, anche in questo caso, diciamo, De Luca può sicuramente costituire un valore aggiunto, però non può fermare, diciamo, delle tendenze nazionali che sono così prepotenti, come nel caso del voto per la Meloni e in questo caso per la Schlein. Sono molto soddisfatto per come sono andate le cose nella provincia di Salerno, segnatamente a Salerno, dove abbiamo avuto presenze e seggi importantissime. Bonaccini qui ha segnato un successo importante, ma quello che più mi preme dire è che ora c'è bisogno di una composizione concreta delle varie anime del partito perché abbiamo la possibilità di condurre una battaglia concreta contro questo governo, da un lato, dall'altro per un progresso che noi custodiamo nel nostro cuore. Questo è un governo che sta dando segni preoccupanti, dalle intemerate contro il preside, la preside che scrive una lettera attestandosi sui principi della Costituzione, al silenzio sulle aggressioni, al fatto che naufragano sulle nostre coste, naufragano, non sbarcano, naufragano. Persone provenienti dai luoghi più dolorosi della terra e si contano vittime.